E benvenuto, bentornato a un nuovo video. Oggi vi faccio un video che sinceramente non so se volevo fare. Questo video si prenderà un botto di flame e lo so già. Metto le mani avanti. Si tratta chiaramente di un video soggettivo, perché essendo una classifica di opere d'arte, è chiaramente una classifica in base alla soggettività di una persona. O la mia. So che ci saranno dei personaggi controversi in questa classifica. E se vi piace una roba del genere, una rubrica del genere sull'arte di Magic, fatemelo sapere e in futuro vi farò il altri video al riguardo. Questo è un video sulla mia personale top 5 dei migliori artisti di sempre di Magic the Gathering. Partiamo. Vorrei partire con una menzione onorevole, ovvero quella del leggendario Christopher Rush, ovvero il disegnatore del Black Lotus e del primo Lightning Bolt. È un artista, a mio parere, che lo vorrei mettere fuori categoria. Perché ha semplicemente disegnato la carta più iconica di tutti i giochi di carte possibili, collezionabili al mondo. La carta più iconica di sempre, ovvero il Black Lotus. Christopher Rush è venuto a mancare purtroppo nel 2016 e quindi chiaramente anche tutte le sue opere firmate, le sue carte firmate sono aumentate di prezzo. Nulla altro da dire, è proprio leggenda, è pura, pura leggenda. Voglio mettere al quinto posto della mia classifica la leggendaria Therese Nielsen, la disegnatrice di una carta iconica come quella di Force of Will. Allora, so che benissimo che è un personaggio controverso, anzi, assai controverso. Dal 2020 non ha più lavorato con la Wizards of the Coast a causa di alcuni tweet che fece in passato, diciamo, politicamente molto estremi. E anche per le questioni anche sociali, per alcune questioni sociali. Di fatto, Autumn Burchett, i primi vincitori di un Pro Tour transgender, qualificò le sue terre base con delle scritte, diciamo, contro la Nielsen. Infatti disegnò sopra le terre dei Guruland, le terre leggendarie bellissime, bellissime, con l'eclissi in mezzo, parole, diciamo, sui diritti della comunità, per la comunità LGBT. Ma noi parliamo di arte e io mi sento di mettere sicuramente nella mia classifica i lavori fantastici di questa artista. La carta più leggendaria è sicuramente Force of Will, che vi dico anche un retroscena su Force of Will. Non doveva essere un counter, doveva essere uno sciamano rosso per una carta rossa. Alla fine invece la misero qua e noi ci ritroviamo questa carta che secondo me è molto non dà non è esattamente quello che dice la carta. Di solito le carte di Magic hanno uno stile molto evocativo e ciò che ho sempre amato delle carte di Magic è la loro riconoscibilità. Tu capisci che quella carta fa più o meno quella cosa là. E soprattutto tu capisci che autore l'ha fatto. Questa è la cosa che a me ha sempre fatto impazzire di questo gioco favoloso. E poi altre carte leggendarie: Eternal Witness, questa carta che si gioca ancora oggi in Mazzi Modern, e Guruland, appunto, questo ciclo di terre base con l'eclissi, e altre carte come Echo of Eons e altre carte ancora. Come artista, a mio parere, è leggendaria. Ha uno stile tutto suo, molto, molto un po' sfumato, un po' bello disegnato, con queste linee. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E comunque, negli anni, anche se ha mantenuto lo stile molto riconoscibile,
si è evoluta molto. E visto che io sono qua a parlare semplicemente di arte, io non posso, non potevo non metterla in classifica. Al quarto posto parliamo di un artista che è sopravvalutato, barra sottovalutato da tutta la community di Magic. Non è un personaggio controverso come quello che c'era al quinto posto, ma stiamo parlando di Seb McKinnon. Questo disegnatore è famoso per i suoi disegni molto molto fantasy dark, un po' fiabeschi. Con dei colori molto molto scuri, con un bel nero, belle ombre, e anche lui è famoso per avere uno stile molto 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 riconoscibile, in quanto quando vediamo una carta sua ci viene sicuramente subito in mente che si tratta di qualcosa di suo. Non è un artista super storico come la Nielsen o come Rush, ma si tratta di un artista estremamente riconoscibile. E per quanto possa a volte essere sopravvalutato da parte dei suoi fan, secondo me io l'ho voluto mettere nella mia classifica perché ha questo stile estremamente riconoscibile che a me fa impazzire. E vi ricordo che questa è la classifica soggettiva e quindi io metto quello che voglio. No, scherzo. Allora, la carta più famosa forse sua sono Aminatu, The Fate Shifter per i commanderisti, Growth Spiral per chi ha giocato tanto 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 Standard, Historic, Pioneer e altri formati del genere, Svilum, The Sea of the Sea and Sky, questo nuovo Merfolk, questo nuovo tritone che c'è in Modern Horizon 2. Dato anche un po' di una bella rinfrescata all'archetipo. E per finire, Sower of Temptation nel suo Sixth Layer. Notate che belli i colori, e stile dark, però non triste. E non è neanche estremamente scuro, però dà sempre questa sensazione di mondo tetro, scuro. Bello, bellissimo. Non potevo non metterlo nella mia classifica, ragazzi. Oh, adesso parliamo di un artista invece storico alla Rush. Parliamo di Mark Pole, disegnatore di Ancestral Recall, di una delle P9, se non forse la vera carta più forte di Magic. Tutti i tempi. Una carta blu, istantaneo, pago 1, pesco 3 carte. Un giocatore bersaglio pesca 3 carte. Fantastica. E quest'art soprattutto è storia. È semplicemente storia. E tutti i suoi lavori sono. Molti suoi lavori, non tutti. Molti suoi lavori sono entrati in carte immortali. Ancestral Recall, Counterspell, Bird of Paradise e Urza's Tower. La torre di Urza, la torre del trittico delle terre di Urza. Qua parliamo di un artista che è molto 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 diverso da quelli di prima. Ha uno stile artistico estremamente suo, molto molto. Dei colori non così chiari, ma si vede che sono proprio dei disegni. E io personalmente ho preso di Counterspell del Secret Lair di Mark Pole perché quelli di beta a bordo nero non me li potevo permettere, e visto che gioco le carte in inglese era un buon compromesso. E ho apprezzato molto questo suo Secret Lair, a parte il fatto che era pieno di carte costose e forti, quindi anche in generale, anche vendendole singolarmente, penso che il valore fosse molto più alto del Secret Layer stesso. E poi si tratta di pezzi di arte, pezzi di storia, anche l'uccello del paradiso, il primo uccello del paradiso, che con questi uccellini rossi davanti a questa isola con un vulcano. Favoloso, favoloso. E questo è soprattutto le terre di Urza e Ancestral Recall. Ancestral Recall. Qua parliamo di altra leggenda. Al secondo posto, Mark Tenin ho messo. Ragazzi, penso che per i Paper Boomer questo sia l'artista che di solito mettono tutti al primo posto insieme a Mark Pole. Ed è un artista che ha avuto una grandissima evoluzione negli anni.
Le carte più famose sue sono sicuramente il Sol Ring, che tra l'altro è stato extra artworkato per assomigliare di solito all'anello del Signore degli Anelli. Chaos Orb, Time Twister, Canapi 9. E ho apprezzato di lui che si è evoluto a disegnare carte nuove in uno stile completamente diverso a quello di Magic degli anni 90, come Emrakul, un Eldrazi, una creatura, questa creatura Lovecraftiana, senza un vero volto, senza un vero background, senza... nessuno sa in realtà bene come cosa fanno, si sa solo che hanno molta fame. E di lui, Mark Tedin, ho apprezzato molto, anche lui ha uno stile estremamente riconoscibile per le carte vecchie, mentre per quelle nuove meno. Ha fatto anche una delle terre di Urza, non la torre come Mark Pole, ma una delle altre, e credo che per quelle nuove si sia evoluto in una maniera molto molto molto, come dire, neanche moderna, ma si parla di un proprio di un artista che sa lavorare bene su commissione, e queste creature come Emrakul, gli Eldrazi, che sono creature ormai di più di 10 anni fa di Magic, ormai leggendarie nel gioco, iconiche per questo gioco soprattutto, e parla di un artista incredibile, incredibile, che si è anche voluto molto. E anche se molti mettono Time Twister come la sua carta più famosa, io sono convinto che sia Sol Ring, il primo Sol Ring, la carta più famosa di Mark Tedin. Ed è, guardate, potete vedere che è proprio un'illustrazione incredibile. E quello che vi faccio, dico, se ho detto anche prima, il bello di Magic è che proprio dall'art potete più o meno capire sia il nome della carta senza guardarla e anche più o meno cosa potrebbe fare. E questa è proprio l'emblema di una carta che fa quella cosa lì. E adesso parliamo del primo posto, e so già che mi ammazzerete nei commenti. Oh ragazzi, io non gioco dagli anni 90. Per me, il mio artista preferito in assoluto di Magic the Gathering è Jason Chan. Perché questo artista ha disegnato la mia carta preferita di sempre, ovvero Jace the Mind Sculptor. Un Planeswalker che fu sottovalutato ai suoi spoiler. Infatti ci sono moltissimi video di pro, e magari farò anche un video apposta su Jace, che parlavano di questo Jace come un Jace brutto, c'erano regole diverse sui Planeswalker, e si parlava di un Jace a 3 invece più forte, invece questo Jace a 4 non era un granché, faceva semplicemente Brainstorm. Ma è una di quelle carte che diventa più forte in base al giocatore che lo pilota. Puoi guardare la prima tua, la prima dell'avversario, decidere le sue pescate, fare un brainstorm nostro, mettere sotto qualcosa che non vogliamo, rimbalzare una creatura in mano al suo proprietario, ma anche le nostre, con Snapcaster in mano per esempio, e poi è comunque a un meno 12 che è una finish. Quindi è semplicemente una delle mie carte preferite di sempre di questo gioco. Ho voluto mettere come immagine la carta del ventennale di Magic perché ci tenevo a far proprio capire a chi magari non gioca questo gioco da tanto che questa è proprio un'art che è diventata proprio iconica del gioco stesso, perché per chi viene da altri giochi loro conoscono il Black Lotus, ma la seconda carta che conosco è il Jace the Mind Sculptor. Di fatto, nelle carte con le strane di Duel Masters, che comunque è Wizards, le carte con più valore sono quella col Black Lotus, quella che ha un'illustrazione del Black Lotus, anche se diversa da quella originale, ma l'altra è Jace the Mind Sculptor. E questo è... E questo non è un prezzo che decide la casa base, lo decidono gli utenti, i giocatori di altri giochi tendenzialmente. E qua io non ho dubbi,
Secondo me la seconda carta più iconica del gioco è il James the Man Sculptor e quindi questo artista va messo al primo posto. Altre carte sue iconiche con delle art favolose sono Yona, Shield of Emeria, Karn il Liberato e Omniscienza. Tutte queste quattro carte, se notate, guardando l'art, riuscite a capire sia il potere di queste carte qua, la potenza di queste carte qua e sia più o meno cosa potrebbero fare. L'art di Jace è favolosa, mago blu, né malvagio né buono, perché all'epoca Jace per la lore non era né malvagio né buono, con delle rune sulla mano che sta lanciando un incantesimo, una stregoneria potentissima. E quindi qua si sta parlando proprio di una carta che è un disegno che è diventato iconico per il gioco. Quante volte ho detto iconico? Troppe volte. Poi si parla di onniscienza, bellissimo. Come rappresentare l'onniscienza? Secondo me così, per qualsiasi gioco, per qualsiasi cosa, per qualsiasi rappresentazione. E poi Karn Liberato e Yona Shield of Emeria, carte leggendarie con un'art clamorosa. E quello che mi piace anche di Jason Chan è che lui, anche lui, ha proprio uno stile suo. Si capisce che è lui tendenzialmente. E non potevo non lodarlo. Non potevo non lodare l'artista che ha fatto l'art più bella di sempre. Secondo me, l'art più bella di sempre. E per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo video un po' artistico, sentivo un po' così, e spero che anche voi apprezziate questa parte di Magic the Gathering, che secondo me è fondamentale, perché non tutti i giochi di carte hanno una direzione artistica di una certa maniera, che comunque cambia nel tempo. Ma quello che ho sempre apprezzato di Magic è che le art sono molto riconoscibili sia dal punto di vista dell'artista e sia dal punto di vista proprio di quello che fa, di quello che è, di quello che vuole rappresentare la carta. E ragazzi, vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e ci vediamo alla prossima. Ciao!